Lettera aperta al presidente della Comunità Montana Vallo Odidiano Raffaele Accetta e ai colleghi sindaci del territorio da parte del sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio in vista dell'assemblea del Consiglio della Comunità Montana. Una lettera che lo stesso sindaco definisce una vera e propria chiamata. Dobbiamo fare presto, scrive Guercio, agire prima che i nostri amati borghi scompaiano. Dobbiamo sentirci pienamente responsabili del destino di questi luoghi per troppo tempo trascurati. Da qui Guercio analizza i dati relativi allo spopolamento che riguarda del Sud Italia e il nostro territorio e nel dettaglio prende in esempio i dati di alcuni paesi come Monte San Giacomo che dal 2011 al 2019 ha perduto 150 unità o di Buonabitacolo che lo stesso Guercio amministra che nello stesso periodo ha visto decrescere la popolazione di oltre 80 unità o di Sanza che in meno di 10 anni ha perduto ben 258 unità. In quanto amministratori abbiamo il dovere, caro Raffaele, aggiunge Guercio, di mettere in campo tutte le azioni possibili affinché questo tracollo possa quantomeno mitigare. Sono tante le considerazioni da fare, tutte molto serie e anche molto interessanti. Credo che non possiamo rimandare la discussione di questi temi ed oggi che viviamo una certa confusione a livello amministrativo-comprensoriale dovremmo approfittarne proprio per stabilire criteri e metodi da applicare. Dobbiamo farlo anche per garantire continuità e sostegno alle iniziative che in parte sono già state intraprese o che si renderanno possibili grazie al Next Generation UE, importanti investimenti pubblici e privati che richiedono una politica ordinaria ed una politica di coesione europea, nazionale e territoriale. Ad aggravare la situazione già compromessa, aggiunge Guercio, è purtroppo arrivato il Covid. Da qui l'invito del sindaco a far emergere le migliori capacità del territorio, a cancellare, scrive Guercio, dalle nostre attività atteggiamenti scorretti e sbagliati, come la prevaricazione, il ricorso a mezzucci per occupare poltroncine sgangherate per coltivare orticelli per alimentare campanilismi. Si dia linfa ad azioni sane, aggiunge Guercio, umanamente rilevanti che mirino al senso della giustizia e della cura di un intero comprensorio. Da qui una serie di proposte da parte del sindaco nella lettera aperta che termina: caro Raffaele e cari colleghi sindaci, proviamo a mettere da parte la paura, proviamo a maturare la fiducia dell'altro, a creare un laboratorio di idee, di esperienze, di attività. Ognuno per la sua parte ed indirizziamo le nostre energie, i nostri sforzi verso obiettivi sani, comuni, condivisibili e sostenibili.